Buonasera, a posto? Buonasera. Il microfono c'è perché sto già parlando con te, ma una volta mi è capitato di avviare la live senza aver attaccato il microfono. Allora, un po' di tempo fa, però da allora per io è stata la cosa del... Ok, c'è il microfono, bene. A posto. Beh, me ne sono accorto subito, l'altra volta, però sarà passato... Ormai quasi 2 mesi. Allora, io ripeto, come stavo dicendo giusto al momento in cui ho cliccato avvia la diretta, ho sempre dei colori strani in live sulla webcam, perché se vado Devi regolarlo. e non posso, è quello il fatto, vado da bianco a nero. Sono tentato una volta di fare una live con la webcam completamente bruciata, cioè rischio di accecarvi, ma almeno cioè, la rompo e almeno cioè, ha un obiettivo, no? Nelle sue slide, cioè distruggere tutto completamente e fare una cosa strana. Ma non è questo il giorno. Allora, tanto qua mi sono settato la dashboard. Facciamo partire questo, così a sorpresa. Tac. Non ho idea di come funzioni, tanto che la gente entra. Gli annunci per trasmissione sono disattivati per 21 minuti. Che cazzo sono gli annunci per trasmissione? Sono in trasmissione. Esatto, ah, sono quelli che io ti chiamavo i pre-roll, sarebbero le pubblicità che si attivano quando uno apre la live. Probabilmente per i primi 20 minuti non te le mette. Che ci Ah, sta? ok, meno male, sì. Ottimo come sistema. Allora, io volevo aprire Twitch, ho aperto Instagram totalmente per sbaglio. Allora, ecco qua, metto la chat. E che chat, signori, sul telefono, così siete liberissimi perché adesso poi vi spiegherò anche le cose belle che ho fatto oggi, destinato a un pubblico specifico, e certo, voi, Twitch. Allora, tanto che siamo qua. Benissimo, la musica, trionfo dell'orchestra che non è di From, ma lavora per From. Credo sia sistemato, scusate, controllo la dashboard. È a posto? Oh, benissimo, benissimo. Rieccoci. Pronti, prontissimi. Allora, ho aggiunto un po' di cose a schermo. Qua sotto potete vedere gli obiettivi per gli abbonati e gli abbonamenti. Soprattutto per gli abbonati, che era enorme gli abbonati. Cosa ho detto? Per i follower. Cosa ho detto? Per i follower e gli abbonamenti. Però soprattutto per i follower, dato che ne manca uno per arrivare a 100. Ho distrutto tutto quello che stavo dicendo, però fa niente. Siamo a 99 su 100, l'obiettivo me l'ha messo in automatico Twitch, quindi va bene. Però almeno l'ho messo qua sotto, dato che io non mi ricordo mai, mai di sottolineare queste due cose, almeno ce l'avete sempre a schermo, quindi anche qualcuno arriva per caso e dice: oh, porco boio, guarda un po', manca un follower, lo lascio io. Soprattutto perché ho attivato già da ieri gli avvisi di Twitch, gli alert. Quindi qualunque cosa, quasi qualunque cosa facciate, dovrebbe comparire roba a schermo. Se volete provare, provate. Vediamo un po' che succede. Dovrebbe, cioè, funziona, quindi almeno ci divertiamo un po', facciamo dei suoni, cose a caso. In più, sopra la mia testa, voi adesso non la vedete perché è comparsa, comparsa e scomparsa, la chat. Quindi i vostri messaggi rimarranno per 2 minuti nella chat, qua sopra a schermo. Vediamo un po' come funziona, è la prima volta che sistemo questa cosa. Vediamo come funziona allora. Ok, credo sia scritto proprio piccolo. Sì, è un po' piccolino. Oddio, aspettate, vediamo se riesco un attimo a... Dovrei poter sistemare qua già da OBS senza fare casini vari. Madonna! Ma non è... Boh, allora. Se così è già meglio? Dai. C'è un ciao sopra la mia testa. Viva la birra, scrivo. Ecco qua. Non lo so. La lasciamo lì per ora.
Vabbè, comunque. Adesso, senza voler spammare, tipo, sto pensando di schiacciare A per vedere i testi lunghi dove vanno a finire, perché c'è il rischio che vadano fuori dai bordi. Proviamo così, dai. Nel caso spammate voi, è meno triste. Allora, tastiera giù, siamo pronti. Elden Ring, continua con Elden Ring Star. Che avessi avuto prima quell'idea. Ho letto, quindi ritorno tra un attimo. Ah, va bene, va bene. E avessi avuto prima quell'idea, sarebbe diventato il mio personaggio. Ma per fortuna, comunque, abbiamo Y, che è un altro personaggio, come potete vedere, di valore. E non lo venderemo per questo. Per un cammello. Anche se il cammello potrebbe essere un'ottima cavalcatura nell'interregno. Povero tavolo. Cosa ho fatto? Ho ucciso un tavolo. Capita, anche questo capita. No, questa è la grazia. Allora, ci ringraziamo la grazia. Tarda mattinata, è tarda. Camera del montacarichi. Eh sì. Allora, io ero corso qua dentro. Perché noi siamo una povera anima persa in questo mondo brutto e aggressivo che è l'interregno. Io dovrei anche potenziare le armi. Secondo voi, conoscendo From, no, però chi lo sa, magari dopo. Ah, qua ci sono delle catapulte che si catapultano senza catapulte, che serve sta roba? Non c'è neanche la ballista. Vabbè. Buonasera, il nostro smoderatore scienziato. Non lo so, questo l'ho toccato, questa è l'ultima parola che hai detto? Scienziato. Eh sì, quando smoderi troppo ti scinzi. Poi c'è il verbo scinzare. Ascensore. Ascinzu. Allora. Sembra quasi uno starnuto, però. Allora. Salve! Sì. Dove ci troviamo qua? Qua c'è uno stendardo, vedete? Questi sono stendardi. C'è qualcosa... C'è uno scarabeo. Noi siamo i disinfestatori del mondo di Elden Ring. Potete vedere. Oh, questo è il trappolone. Questo me lo ricordo. Trappolone brutto. Cioè, brutto, oddio. Però ci sono i vasi. È pieno di vasi. E cosa dico? E i vasi piace invasare. Questi vasi invasati. Li distruggo tutti. Mamma mia, che schifo. E c'è il vaso grosso. Eccolo lì, il vaso grosso. Ma cosa? Perché mi ha cambiato il... Mi ha cambiato target da solo, però! Scusa! Mi perdoni, lei. Mi perdoni. Io intanto acchiappo questi. Un vaso inclinato e un vaso messo dritto, no? No, quello è inclinato, non incrinato. Cosa dico? Venga qua, Lord... Potrebbe essere Vasari, però. Magari. Ti rompo. Mi rompi anche tu il vaso, però. Ho sbagliato. Oh, ho provato a correre come in Genshin. Sono cose che non devo fare. Guarda che c'è pure. Ah, ma voi siete i funghi. Voi siete i funghi di Dark Souls. Ho appena realizzato questa cosa. Miyazaki, le tue idee sono sempre queste. Voi siete i funghi. Cadete pure nella stessa maniera. Io mi sto facendo ammazzare perché sto chiacchierando troppo. È stato inutile. Vabbè. Questa volta l'ho distrutto, la prossima volta lo lascerò integro. Integro e integerrimo come la sua morale di vaso. Allora. Magari avessimo dei politici come questi vasi. Non lo so, pieni di schifo. No, quello già lo sono. Però... Guarda lo scarabeo! Ma si incastra.
echi di tempesta. E quando mangi fagioli, sai che echi. Allora. Raviolo di carne cruda. E scheggia di vaso vivente. Voi non avete idea di come vengono al mondo questi vasi. Non vorreste mai vederlo. Cosa c'è là sopra? Ah. Guglie, mica guglie. Aspetta. Questo... Qua c'è il salto. Magari posso fare peripezie e acrobazie varie. Esatto. Allora. Pronto? Qua. Bravissimo. Cosa c'è scritto qua? Per prima cosa ben fatto. Yeah! E ora vediamo di capire cosa mi si è servito. Prova scontro a distanza. Gioco? Ma che laggata ha tirato! Mamma mia, che scatto! Due secondi di scatto. Mamma mia. Elden Ring. Sti mancamenti no, però. Meno male che l'ha fatto mentre stavo guardando. Cerca arco. Mi piacerebbe. Non mi aspettavo messaggio. Probabile erba. Eh sì, è paglia questo. Più avanti, oggetto. Oggetto che non è un gessetto. Allora, pietra da forgiatura ci serviva assolutamente più del gessetto. Poi troppa poca gente qua, moriremo presto. Più avanti persona crudele. Sarà che dice che c'è un muro invisibile? No, ho raccolto il giglio di Trina. Prova capriola, non è vero. Ci sono i muri invisibili in Elden Ring? Sì, fa tempo. Sì? Sì, sì. Forse nella grotta. Ah, sì, è vero, nelle catacombe, quei cose lì. Quelli sì, è vero. Che c'è un oggetto pure che ti... è legato, insomma, come meccanica alle... ai muri invisibili. Che adesso mi sono ricordato. Prova dita. Va bene. È da leggere in inglese. E tu? Cioè, oddio, se non volete non leggetelo in inglese. Però. Ah, voi siete qua per il massacro? Sono due le cose. O ho preso una trappola al contrario, o si sono dimenticati di attivarli. E dai, però. Che tirano cose. Avete sempre le tasche piene. È una cosa incredibile. Chi? Come? Non puoi avermi preso. Da sotto il pavimento mi hai tirato la roba. Che ingiustizia è? Non si fa. Si chiama maleducazione, oltretutto. Una spada dritta logora, una... un applauso, stavo dicendo. Un abito da popolano. Ho raccolto un applauso. Scudo a torre della rocca. Lo scudo a torre del commissario Rocca. Chiederemo a Gigi Proietti. Capriola o capriola? Sì. Ho sbagliato. Allora. Scudo a torre del... senza brocca. 30 forza. Esagerati. Ah, l'abito del popolano è quello con quello per giocare a forza 4. Poi non mi ricordo. La spada dritta logora, mi sa che è abbastanza logora. Un messaggio figo. Ciò che cerchi deve essere vicino. È una metafora? Tu mago, Roger. È una metafora? Sei sicuro? Vabbè. Allora.
pietra da forgiatura. Ma deve essere vicino, ma mica tanto, perché qua, cioè, oltre a spaccature e buchi, non vedo che cose, nel senso. È una fortezza che mi ricorda un groviera, però. Ah, ma aspetta, ci sono delle strutture lì in lontananza. Qual è una chiesa di Marika? A livello di architettura sicuramente è quello. Quella cosa là sopra, oltre al buco che c'è lì sotto, e credo sia qualcosa di rotto, ma forse è il villaggio degli Albinauri? Mi ricordo qualcosa del genere. Sto guardando la direzione giusta? Sì. Sì, allora sì, è quella zona lì. Ok, quella sud di Liurnia. Quello lungo qua si fa un altro sonno, come si suol dire dalle parti di Berlino. A meno che non debba scendere di qua. Berlino centro, basta. Cosa? Solo Berlino centro. Assolutamente, anche un po' est. Però da un po' non hanno cambiato la disposizione delle zone. Prova a scendere da qua. Non lo so, mi mette simpatia questa discesa. Probabilmente mi porta dove sono già stato, ma perché non dovrei? C'è un messaggio. Che si tratti di solo all'inizio. Sì, all'inizio, va bene. L'ho capito. Non è che tutti devono essere... Oh mio Dio, all'inizio! Sì, è l'inizio del gioco. Qua c'è un morto. E ai morti piace morire nei giochi di From. Non riesco. Sì, cambia azione. No, mannaggia. Maledetti. Depredaresti. Runa aurea 5. Signori, manco fosse un canale TV. Provo a saltare, ma attenzione, morte. Eh sì, c'è un quadro un po' spento, diciamo. Buonasera, buonasera Gamer Twitch Channel. Grazie mille di esserci. Come puoi vedere, siamo qua a distruggere casse e a saltare in posti improbabili. Fai attenzione, messaggio, lacrime. Assolutamente. Qua vedi, c'è gente che muore nei posti sbagliati nei giochi di From. Lui è incredibile, questa cosa. Cioè, ha mantenuto un equilibrio nella morte. Pietra d'arcobaleno, sono le pietre prismatiche, praticamente. Vediamo un po'. Ah, perché di qua si apre la porta. Ciò che cerchi di essere vicino, credo facesse riferimento... No, è il gioco base. Ho ricominciato con un nuovo personaggio, il nostro simpatico... Why? Che è particolarmente brutto. E ha l'albero madre sulla schiena. Non per scelta, ma per dadi. Quindi adesso sto rifacendo il castello. Sono proprio. Cioè, sono di fatto all'inizio. Vedi, no, il castello di gran tempesta di fagioli. Tutta lore questa. E niente, mi perdo. Vediamo un po'. Cosa mi dici tu? È il momento di agganciamento bersaglio. Sì, ma tanto non ho nulla da tirargli, se non belle parole. Anche nel The Ring inizio a fare il bardo. E questo è un problema, perché... Ecco, il The Ring non ha mai concepito questa cosa. Volessi fare beffa crudele sui miei avversari nel The Ring? Perché non posso? Vieni giù, vieni giù. Con calma, Cosa fa? Dottore, torni qua. Mannaggia. Tu, dai, tu ce la vai. No, non ce la vai. Ma manco io ce la faccio. Non ci sono più i pipistrelli di una volta. Oh, bene, gli abbiamo fatto le unghie. Il nostro Y è un esperto di pedicure di pipistrelli. Cliente è Batman. E possiamo continuare di qua. Ah, saltare giù. Ma perché sto scendendo? Cioè, perché sto facendo questa cosa? Io prendo i materiali, ma tanto mi ricordo cosa c'è qua sotto. Muoio.
Non è da... Muoio. Quindi... Qualcuno è morto. Gran ciuffo lo chiameremo. Più avanti drago. Adesso. Un po' troppo gentili. Topi. Topi e statue. Statue di topi. Volete? Venite. Dai. Sei già qua? Complimenti, mi ha caricato come non so cosa. Tolto che muoio comunque. Cioè, anche se fossi. Cioè, ho quasi mezza vita e non ho cure, quindi. Non è il caso di continuare. Oh. Ecco, dicevo, e sono qua a combattere. Ma tu hai la mossa che aveva il drago? Te l'ho vista in diversi giochi. Aia, io qua ci muoio. Mi ha lasciato una runa aurea 3. Però, data la mia situazione, mi riteletrasporto alla grazia. Top, top. La statua è arte, quindi... ogni volta che mi viene in mente una pallottola spuntata. Spero che tu possa cogliere la citazione quando gliela passa. Allora... Però, allora, facciamo un attimo mente locale. Non credo di avere abbastanza rune per fare un livello. No. Auguri. Ascensore, nostro fidato amico, che ci porta su. Alcune volte ci porta giù, altre volte non c'è e moriamo. Ignoriamo i vasi. I vasi sono nostri... amici nemici. Cioè, noi li ignoriamo. Andiamo giù. Ecco, queste sono le cose che, ripeto, mi confondono di Elden Ring. A che mi serve la grazia qua quando mi hai messo una grazia che sta sotto l'ascensore? Cioè... So che questa è quella della boss fight. Perché adesso sto ricordando. Però... qua c'è Ezio Greggio. E adesso facciamo un po' di amicizia anche con loro. Mi ricordo giuste le boss fight, no? Qua abbiamo gli acchetti. Però si deve comportare a modo anche lei. Un fungo. Se dovete ravanare tra le escrescenze. Non lo voglio sapere in realtà. Questo è Zio Grigio senza trucco. Cosa fa? Dove va? Aia, mi sa che non lo tiro giù adesso, però. Salve. Si sente il suono di Discord in sottofondo che fa bip bip? Oh.
Oh, vieni qua che ti faccio il solletico. Ma non ti puoi metter lì! Non ti puoi metter lì! Ti devo fare il repost! Mannaggia te, però, se ti glitchi contro il muro ti ribalti tutto. Non si fa, non si fa. È un... non so cosa sia, chiamiamolo gigante. Certo non è piccolo, però... Però se è un dedurto, mi urtano nel profondo. No, non voglio incastrarmi proprio lì. È una brutta situazione. Ma non l'ho visto. Non vedo. Il nemico sparisce. Allora. Bubu. Ripeto, ditemi se si sentono le notifiche di Discord. Sei incazzato? Sei incazzato, sì. Io non capisco questa gente. Cioè, c'è un simpatico omino che arriva con la sua arma a tagliargli le caviglie e ha pure il coraggio di incazzarsi, questo gigante. Io non capisco. Credo di essere morto. Ma io l'ho sbloccata la grazia. Che tanto sono a 2 metri, però... Secondo me non l'ho presa. Ho questa... Sì, l'ho preso, ok. Bravo, bravo me. Allora, Ezio Greggio, dai. Tunnel. Carpale, però. Volevo fargli il backstab, ma nell'oscurità è sparito. Allora. Ok, stavo sbagliando tutto. Era dell'acqua quella che ho sollevato? O era della polvere strana? Ah no, giusto, lui non è Ezio Grigio, lui è Iacchetti. E io lo manco. Non vedo, non ti vedo. Chi è che ha avuto questa bella idea in From di risolvere la telecamera con, rendendo invisibili le cose? ma con la telecamera i giocatori dicono che non vedono, allora davvero diamogli ragione, così non vedono per davvero. No. Allora. Dove ho colpito? No. Ho cercato di raggiungere il suo alluce. Mi manca la mia luna velata. Sinceramente, perché ho un altro personaggio che è andato ben più avanti di così. Ed era a livello di ore, era andato ben più avanti di così. Beh, era a livello 104, credo. Non a livello legale, però ok. Perché sto facendo il grillo? Sto facendo il marchese del grillo. Allora, scherzo. Perché sto combattendo lui? Queste sono le vere domande che deve farsi l'umanità. Cioè, ho da qua davanti un combattimento che ha molto più senso di essere combattuto essendo una boss fight. E che mi richiederà più di un tentativo, sicuro. Ma io non lo sto facendo. Ma io posso chiamare la Medusa? Perché non l'ho fatto. Mi ricorderanno come... Why il nemico dei talloni? Di certo non sono Quentin Tarantino. Allora. Sì, però. Oh, dai! Cadi in avanti! Ma è sempre così! Non si può! Voglio che metta sanguinamento quest'arma. Mi farebbe molto piacere. Dai, Medusa. Per favore. Fai il tuo capolavoro. Adesso muore così, probabilmente. Yeah! Ha già dato quello che doveva? Credo di sì. Non ho visto, penso.
Penso di sì. Allora, stato. Manca una sessantina di rune. Andiamo a picchiare qualche vittima sacrificale. Non voglio usare quelle consumabili. C'è qualcosa. Più avanti oggetto. Sì, lo vedo. Pietra da forgiatura. Qua invece cosa abbiamo? Un giglio di trina. Un seme d'oro. Un seme d'oro. Che serviva a potenziare le cure? Aumenta il numero di cure. Ah, ok, buono. Meno male che ho fatto il giro. Be proud. You were a fine. Ah, mi ricordo di te. Tu sei la figlia dell'altro. Let the winds lift you to a higher place. Questa credo sia la miglior difesa dopo un omicidio. Cioè, nel senso, questo ha ammazzato qualcuno, potrebbe entrare la polizia e lei gli risponde così. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Nefeli Lu. Tarnished and warrior, like you. I'm here, sì, by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. Ha oltraggiato i venti, oh mio Dio. Diciamo che erano attrezzati per pararsi i colpi, eh. Allora. If you intend to challenge Godric, sì, I ask you call upon me. Che senso? The winds run foul. Ti evoco. I'm certain father would permit me aid the fight. Certo. Apologies, but I've idled long enough. Vai dove ti pare. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down, sì, whatever road takes us to the throne. Chi è la tua guida? Che la mia è Fasulla. Quindi... Ecco, giustamente noi abbiamo Melina che ci fa da guida. Ma per quanto ci dice, non dovrebbe essere una guida. Cioè, lei non potrebbe. Quindi gli altri chi hanno, però? Si vede qualcuno che ha una guida? La guida di qualcuno? La Turing... non lo so. Chi lo sa? Tu! Ah, è l'Aquila. Vieni qua. No. Curati, Johnny. No, non così, non così, non così. Allora. Però colpiscila anche. Sono morto come un cretino. Ah, qui là. Vabbè. Mi sono riavvicinato apposta. Recuperiamo le nostre rune. Si trovano proprio davanti a lui. Però adesso abbiamo un modo molto più semplice di fare. Grazie. Quelle 60. Davvero? No, aspetta. Io ne avevo 2006, però. Ma non è che la roba della bracciona lì, come si chiama, mi mangia anche le rune? Ehi. Smoderatore. No, rune non dovrebbe consumare, solo 5% di vita. Se è quello... Ma io ne avevo 3006, ne ho tirate su 2005. E adesso saranno meno di 2005. Guarda. Adesso ti dico. Quello è 9. 1007. Perdo le rune alla morte. Di nuovo come fa? Non ricordo. Possibile che sia legata a quello. È l'unica cosa che ho fatto. Ah, perché ce l'hai ancora? Vabbè, pensavo fosse solo per gli HP. A sto punto sì, ho perso 2000 anime che stavo raccogliendo. Ho combattuto per niente il gigante adesso.
Com'è che si chiamava l'oggetto? Benedizione del baldacchino, usiamolo. Allora, Nefelilu, Nefelilu sei proprio tu, guerrera anche tu. Combattiamo Orsù. Salve. Ecco, una cosa. From, nel DLC di Dark Souls 3 mi hai fatto dei fantasmi fighissimi. Ci salutavano, interagivano, facevano cose bellissime. Perché non solo in Scholar? Perché qua non fanno nulla di tutto ciò? Perché sono tornati quelli di Dark Souls 1? Boh. Traversa la foschia. Eccolo qua. Ezio Greggio, nemico degli dei. Mighty dragon, thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Beh, un dito in più. Well. Su una mano. Serve per la presa. Gli altri dita in più. Comodità. Non gli cade più nulla. Playing as a lord. I command thee, kneel. I am the lord of all that is golden. E signori, tutto ciò che è d'oro. Nefeli? Dov'è Nefelilu? Non è finita. Sì, gli ho detto di schivare da una parte e andato dall'altra. Sono già morto. Gli ho detto di schivare a sinistra e andato a destra. È stato un po' strano. Vabbè, non è un problema. Non è un problema, tanto ben capito che perderò tutte le rune da qua. No, adesso vediamo. Se ne ritiro su 1771, un bel numero palindromo, così non me lo dimentico. Dai, però stavolta entri subito in battaglia, Nefeli. Allora, 1240, no, è qualcos'altro il problema, ma non so cosa. La medusa! Medusa chi la usa? Ho avuto il sogno di disarmarlo. So che non avverrà né qua né in un altro gioco di From dei prossimi 20 anni, però vieni indietro e non lo fa. Nefeli non so. Oh no, 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 levati, Nefeli! Dai, ha bloccato il repost. E la madò. Posso fare il repost? No, non posso. Mi ha dato delle vibe di Guile. È morta, è morta. Lui doveva avere un'unghia incarnita, non lo so perché stava strillando così. Preso un braccio. Ma tutto adesso ha il rimpiazzo. Non fa troppo il difficile. Cioè, oddio. A suo modo fa un upgrade. Dragons.
non mi sembra Smaug, quindi non esageriamo. Così funziona. Sta sbascellando il drago, però si ripiglia subito. Come sei esagerato. Quanto teatrale. Sono morto. Ha senso tenere Nefeli lui in questo combattimento? Non credo così tanto. Credo che le invocazioni qua, le evocazioni siano abbastanza inutili. Non so neanche se la medusa mi serve contro sto coso, però. Cioè, a metà vita ci sono arrivato. Sì, in effetti è inutile, vado a prendermi le rune. Cioè, il sanguinamento comunque ci ti viene naturale. Devi dargli così tanti colpi, visto gli HP che hanno, che... Aspetta che adesso non ti sento. E lui fa le capriole. È molto atletico. Sarà perché ha 18 braccia. Lo so che poi fa il balzo. Niente balzo? No, perché ha cambiato bersaglio. No, ma stavo già uccidendo la medusa. Ma che è? Vabbè. No, troppo fragile la medusa. Sì. Lo sai che eri atterrato a mezz'aria e poi sei sceso? Non ti sento. Un'ape muschiata. Cos'è che hai detto? No, la medusa. Posso riutilizzarla? Ma no, potenziarla. Ah! Ehi, ciao. Diventa più resistente. Quello immagino, però. Vorrei potenziarmi anch'io per diventare più resistente. Che se perdo le rune è un po' un problema. Forse era il castello che perdevo le rune. No, no, sto ricordando qualcosa del genere. Sto ricordando... Cioè, mi ricordo che c'era qualcosa, poi... Il dettaglio, auguri. Comunque, io sto giocando con un'arma che non è l'arma migliore che ho, giusto per provare qualcosa di diverso. Non so quanto sia saggia la cosa, però se sbaglio però totalmente... Se ti trovi bene come musica, potrebbe essere meglio dell'altro. Non mi trovo in maniera troppo diversa. Sarebbe buona come moveset se mettesse sanguinamento, perché l'attacco veloce. Sì. In questo caso un'arma forza che mi fa meno danno non serve una mazza. Aspetta, sono comunque nel mezzo della boss. Ok. Auguri qua prima di arrivare. Va bene, però voglio fare anch'io i danni AOE come te. ...12 anni per bere da una fiaschetta. Stavi dicendo? Perché ho sentito poco niente. No, che forse posso provare a farti mettere sanguinamento, non sono sicuro che su quell'arma tu possa. No, perché però, perché più che altro vedi, perché ha questo attacco che è molto veloce.
Sì, no, me lo ricordo. Sì, sì. Però non credo che ne valga la pena. Cioè, è proprio la primissima arma forza che trovo nel gioco. Che al momento... Oddio, non è che 5 di danno faccia molto di differenza. Per cui... La difesa quanto conta? Dato che non sarà mai come Dark Souls 1, è come Dark Souls 3? Sai che non lo so. Perché se è come Dark Souls 3, non ha assolutamente senso tenere le armature pesanti. Cioè, mi metto piuttosto una via di mezzo, che però è molto più leggera, e almeno rotolo più veloce. Cioè, metto l'armatura del campione, quella con cui ho iniziato. Non lo so. Sono comunque in carico medio, quindi... Beh, la torcia magari non mi serve. Giusto, un'altra cosa che non faccio mai sono i contrattacchi in difesa. Tanto che... Cioè, la cosa è... Potevo rievocare la tipa, però vabbè. Non ha più senso usare gli scudi in generale. Ti tirano via troppo, troppo dalla stabilità, dalla stamina. Te li sfondano sempre gli scudi. Cioè, più che altro contro i nemici grossi, non ha più senso. Quello un po' va a uccidere le build. Sono 10 anni che va a uccidere le build. Da Dark Souls 2 che non servono più gli scudi. Mi lasci in pace. Boss. Vabbè. Mezza vita con l'AOE. Perché l'AOE mi deve fare più danno della sua ascia? Va bene. Bello quando in Dark Souls 1 le cose avevano ancora senso. La medusa è morta. Niente. Perso completamente il tempismo. Non credo che mi serva. Cioè, la medusa mi serve solo per l'agro, quindi non credo. Muore troppo in fretta. Io non credo che né i lupi né i viandanti possano essere un vantaggio. I lupi non li posso neanche utilizzare, non ho abbastanza piano. Allora, Nefeli? Dai, Nefeli? No. L'ho colpito. Beh, una volta non l'ho colpito da nessuna parte, manco lui. Ma perché non posso fargli il repost? Oh, finalmente. Ho fatto niente.
ho fatto niente con il reposto. No, mio Dio, questa cosa è preoccupante. Non gli ho fatto niente. Ouch. Dovrei potenziarmi almeno l'arma, in effetti. Non sarebbe una cattiva idea. Beh, rivedere questo non ha molto senso. Abbiamo qua Air Fuego. Come lo evito io quello? Correndogli incontro? Va bene. Ma... la mia medusa! Dai. Allora. Sputa a me il fuoco, sputalo a me. Avevamo detto a me però, eh. Nefeli lui è morta e io sono nella deep shit, come si suol dire. Ad Avellino. Allora. No? Va bene. No, ho rollato indietro. Sono di qua. Ma non era arrivato qua il fuoco. Va bene. Va bene. Che cazzo di attacco è questo? Quanti tic di danno mi deve fare con il tracking pure? Un tracking AOE. Va bene, quando sputa fuoco devo scappare. Tranne quando gli devo correre incontro. Perché lì gli gira così. Dai, Nefeli, muovi le chiappe, andiamo. Medusa. E mi sono dimenticato di potenziare l'arma, vabbè. Senta, Lord del Turbinio. Ero lontano. Ero in Ontario. Vabbè, qua purtroppo ho sprecato così due ampolle. Dai, che ero fuoco. Sì, sono incastrato, ecco. No, non lo vedo. Devo fargli il repost, ma non si vede. Sì, no, è dietro. Aia. Diciamo che il gioco non è tipo Pokémon ieri. No, me ne frega niente il grande Godfrey. Allora. E stavolta ho sbagliato io, perché sono morto prima della medusa di Lunala. Non mi viene in mente come si chiami, la chiamerò Lunala. Allora. Torniamo dal nostro amico Babbo Natale. Proviamo a potenziare l'arma. Sei materiali.
Sì, sono quelli di livello 1, nel senso quelli base base base. Perché allora, questo abbiamo detto che no, è troppo troppo basic come roba. Mi dispiace, cioè, mi mette tristezza un pochino. Questo è ciao 4014. Ah, io ho 2010. Magari no. Com'è che funziona? Qua se metto due mani arrivo a 30, immagino. Sì, dovrebbe essere 52. Esatto. Vannaia De Ferro. E questa qua, che almeno ha scaling C in forza. Per il resto, cioè, magari è una merda, però chi se ne... C'è la Morningstar che fa sanguinamento. Sì, no? Dovrebbe, di solito dovrebbe... Causa sanguinamento, sì. Non so quanto è il build up. Penso basta, saranno 50. 50-50. Posso provarla, tanto che mi costa. Sono armi più zero, quindi provarle per una boss fight non è un problema. Vediamo un po' cosa... Nefeli Luigi. Però levati Medusa. Prendetela con me. Benissimo. Almeno io posso schivare i tuoi attacchi, non come gli altri. Dai, 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 dai. Forza. Look at me. Sanguinamento glielo metto dopo domani, però. Ho sbagliato il tasto. Preferito tornare indietro un attimo. Oh, adesso glielo ho messo sanguinamento, bello. Ok. Ma ha fatto danno quando si è colpito lui per, per tagliarsi il braccio. È scorretta questa cosa. Sì, bello, bello. Braccio bello, braccio rotto. Le fiamme arriveranno fin qua? No. No, Nefeli. No, no, la mia medusa. La mia medusa. Ah, no, la mia vita. Mi sono reso conto che ero morto perché ho capito che non avrei più visto il mio personaggio. Allora, è difficile mettergli il sanguinamento così. Però la volta che entra fa più danno di... tutto il resto, sì. Insomma. Sì. Non devo sbagliare queste cose. Ho dei capelli che mi sono andati davanti agli occhi. Sta dando fastidio. Davanti all'occhio destro ce l'ho. Allora. No, 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 no. Ho sbagliato io.
Allora. Siamo un attimo in ritirata. Lascia fare a me. Non lascia fare a me. Mannaggia gli NPC che ti fregano il riposto. E loro non lo fanno. Ah. Si è abbassato solo per me il braccio? Ah, mi sento speciale per Godric. Grifondoro, sei tu? Sempre detto che era malvagio. Era la mia ultima cura. E non conosco il tuo però. Lasciami fare il riposte. Lasciami fare il riposte. No, 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 scudo, scudo. Lascio fare a loro. Non correre da me, Nefeli, non correre da me. Ok, capisco che tu ti sia affezionata a Nefeli Lu. Ok, grazie. Va bene così. È la prima volta che lascio loro a sconfiggere il boss, però ok. Runa maggiore di Godric, Grifondoro. Ma avesse droppato una spada, sarebbe stato fighissimo. Rune maggiori. Esco dal cappello. Allora, le rune maggiori che ottieni sconfiggendo gli araldi del frammento hanno perso il loro potere benefico. Tuttavia, puoi riattivarlo presso le torri divine sparse nell'interregno. Leggi la descrizione di ciascuna runa maggiore per scoprire quale torre divina visitare. E qua mi ero reso conto nel mio primo playthrough che nonostante avessi preso la runa poi non sono mai andato ad attivarla. No, poi sono andato più tardi, ben più tardi, tipo tra le ultime cose che ho fatto, però io mi sono fatto tutta l'urnia senza e non mi ricordo cosa faccia, né a cosa serva, né dove debba metterla. Non sta nell'inventario, quello poco ma sicuro. In realtà sì. No. Non è tra i consumabili. No, come equipaggiamento intendo. Ah, no. Ah, continuiamo ad alzare forza. Questo proprio... Ah, e guarda che era morto qua, tu che gli dai pestoni. What a pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? After all that grafting, comunque ha detto. Dopo tutta quella fatica. Filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Oh. Hello. Hello there. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? È un mercante? Non me lo ricordavo che vendesse cose. Abito da fuorilegge, va bene. Sono le vesti del ladro di Dark Souls 1.
identiche. O quasi, me lo ricordo tantissimo. E chi ti sta vendendo roba, scusa? È il tipo quello che stava all'ingresso del castello che adesso sta dando i pistoni a Godric. Lui è mercante, sì. Vabbè. Sono i cesti? No. Vai, niente utile. Ecco, comunque questo è parte del problema per cui non avevo ancora potenziato l'arma e sto cercando un'arma che valga la pena tenere. Perché vedete quanto è bastato per cambiare arma e trovare qualcosa che funzionasse meglio. Con che coraggio potenzio io la fiorella mannaia? Non lo so. Non lo faccio più. Perché se è un'arma che mi dà la necessità di avere sanguinamento, tanto vorrei usare quella che ha già il sanguinamento. Purtroppo. Questo è impilato qua. Allora. Oltretutto sta cosa degli NPC l'avevano aggiunta poi. Nella 1.0 non trovavi i nomi degli NPC sulla mappa. Ah, sì, no, l'hanno aggiunta. Poi mi sono resi conto, è forse un po' dispersiva. Cioè. Calè. Fanciullo dal cuore spezzato, cavaliere Bernal. E poi boh. Ah, Lucia. No, come è Lucia adesso? No, la tipa. Irina. Credo fosse lei. Allora, che facciamo? In realtà ho un paio di obiettivi. A sto punto andiamo a parlare con Irina, perché non ci abbiamo più parlato. Non voglio accelerare il tempo, voglio fare così. Cioè, voglio direttamente cliccare lì. Ah no, Mercante Nomade è il cugino di Calais, praticamente. Sì, Mercante Nomade sono... sì, infatti. Adesso vediamo di raggiungere se c'è ancora Irina. Quando non mi perdo. Deve essere qua. Oh. Oh, c'è una mannaia come la mia, ma è molto più grande. È morta Irina. È morta. Dai, non me ne ero accorto. Va bene. Ok. No. E lì abbiamo risolto. Vediamo se qua c'è sotto il ponte di Verona il tipo con la roba in testa. Amadeo, lo chiameremo così. Drop. Trancio di carne. Ok. Non lo raccoglierei così da terra, ma va bene. No, eh. Non si palesa ancora. Quindi. Varre. Cale. Patches. Proviamo il drago. La mia idea era comunque di passare dal drago per fare rune. Però prima, allora, adesso consumo un attimo di quelle rune, perché non voglio rischiare di perderne 3000, e vedo di fare un livello. 1500 me ne servo. Queste quante me ne danno? Quante me ne dai? 800.
400. Sarà da 200 quando riesco a beccare le pagine giuste nell'inventario. 200, ok. Faccio fuori, me ne darà abbastanza per arrivare. Quanti me ne servono? 100. Senti, tu gaglioffo, vile guardia in armatura, sto cercando proprio te. Beh, è arrivato il suo amico giusto in tempo per... È ancora vivo. Mannaggia. Beh, però ho ottenuto le rune che mi servivano. Ecco qua. Siamo alla grazia. Nuovo livello. Forza 24. Ora. Non ho timore di morire. Proviamo il nostro amico Draco. C'è anche una grotta qua sotto, vero? Da dove arrivava il drago? Non me lo ricordo. Era dietro? Da sopra? Beh, da sotto è un po' difficile, però... Ah no, dalla... arriva e basta. Ok. Drago volante! No, non giocare con la parete, che non ce la fai. Sono out of range. L'avranno sistemato a kill, perché al tempo davvero si rompeva come niente contro il muro. No, torna giù. Torna giù, nobile piccione. Sei troppo lontano. Agil. Su, via. Ah, vuoi fare lo sputafuoco, eh? Fai bene tu che puoi. Anche perché così non ti metterò mai sanguinamento. Ma la coda. Ma resta qua. Mi ha sciottato il cavallo. Va bene. Stavo già scappando. Ma... Su. Dopo quanto torna il cavallo? Subito, va bene. Ah sì, se non te l'ho ucciso, sì. Ah, oddio, pensavo di sì, me la... Cioè, non sono sceso io da cavallo, però... Quello è una cosa... Un aspetto di stordimento. Sì, mi ha fatto il rumore del del... Sì, diciamo del parry, mettiamolo così. E poi te lo posso anche uccidere e devi consumare. Devo usare la ampolla, ok, sì. Qualcosa me lo ricordo allora. Gli mettiamo sto sanguinamento, non è fatto di roccia sto drago. Oh, finalmente. È una merda sto drago.
No, corri nel dubbio. Vabbè. Tieni, mazzuolo sulla faccia. T'ho rotto un dente? Magari. Stamina. Vai. Dai. Potrebbe fare il testimonial per il Malox, sto drago. Bruciore di stomaco? Prova heal. Devi restare a terra, però. Cioè, non sei pericoloso. Cioè, sì, ok, così sei pericoloso magari, però. Vorrei colpirti ogni tanto. Ma stai muto! Corri. Okay. Ho mancato, Gil. Sul muso. Dai, muorici, va. Non me lo ricordavo così scarso a Gil, sinceramente. Vabbè, 5000 rune e un cuore di drago. Simpatico. E la zanzara. Questa volta non è in camera mia, è la zanzara del gioco. Allora. Runa aurea. Runa aurea. Schifezza. C'era qualcosa, sì. Il granchio. I gigli di Trina. Allora. Drago è stato fatto. Molto simpatico. Un drago alquanto irriverente. Potrebbe provare la stand-up comedy, ma noi ora continuiamo mettendo un altro punto. Stolta in vitalità, dai. Diciamo quelli che ogni tanto si mettono gli HP. Allora, che io sto cavalcando verso la grazia. Perché non mi ricordo mai che non ce n'è bisogno. Scendi da sto cavallo. Allora. Nuovo livello. Vitalità, abbiamo detto. Buono. Ora. La torre. Ah, era questa strada qua. Era questa la strada che dovevo fare per attivare la runa maggiore? Sì, in un certo senso sì. Come in un certo senso? nel senso che se non ricordo male non la fai tutta, ci sono tutte le cose che ti... Ah, ok, sì, vabbè, però ok. Allora, vediamo un po' di ricordare come ero arrivato lì la prima volta. No, dovrei essere... Dovrei avere in mente il percorso. Allora, dovrei passare da sopra. Fare il giro delle aquile, dove volano le aquile. Salve. Perché voi non mi avete droppato l'armatura? Non era male la vostra armatura. Mi dai l'armatura? Mannaggia. Mi ha dato una piuma di falco. Tu non sei un falco, prima mi dai le piume. Non hai droppato. Quando non droppano sono brutte persone.
Volevo fare l'attacco. Volevo saltare via. Ecco qua. Salto di qua, salto di là. Vediamo se ho fatto giusto. Ma no! Ma è matto sto falco. Perché si è lanciato? È pure morto. Si è lanciato malissimo. Voleva la vendetta per tutte le volte che l'ho schivato. Allora, dato che non posso tornare su. Guarda dove è andato. Non è morto, ha ucciso qualcos'altro. È entrato là sotto. Cosa sta succedendo? No, io sono in una posizione orribile. Cioè, sono in una posizione comoda per farli fuori. Tranne loro. E chi cazzo mi ha visto adesso? Oh, mannaggia. Allora. C'è qualcuno che mi ha visto e mi tira i sassi da lontano? Qua invece, perché è sempre ratto? Ah sì, che qua c'era una delle cose da sbloccare con le chiavi magiche lì. No, devi stare calmo. No. Sono arrivato dalla parte sbagliata. Scusate, non volevo disturbare. Sono un simpatico viandante. Ho sbagliato tasto. Ehi, con i cotton fiocchi infuocati mi stanno attaccando. Runa dello squallo. Cos'era? Una picca! Sono morto. Vabbè. Si stanno ammazzando pure tra di loro. Però è fantastico. Tutto colpa dell'aquila. L'aquila ha avuto la sua vittoria. Vediamo. Castello di Gran Tempesta. Prima lo pulisci, poi fai festa. Dammi la tua armatura. Mi dai la tua armatura. Per favore. C'è pure il tuo amico con la balestra. Armatura? No, piuma di falco. Allora. Vediamo. Salve. Sì, suona, trombettiere. Allora, prima che mi si lanci contro, cosa che eviterei molto volentieri. Allora? Aquila? Cosa vuoi fare? T'arrendi, Chiedete. Che abbiamo a che fare con le intelligenze artificiali ormai da decenni. Un po' più limitate, ma... Allora, giusto, c'era anche quella strada lì che ieri ho, diciamo, improvvisato. Facessi così? Sorprende sempre l'assenza praticamente del danno da caduta. È molto alla Demons. Salve egregio. Io non ricordo mai di fare il contrattacco. Allora, cosa c'è qua sotto? Beh, lui viene a salutarmi, però non l'ho preso. Ah, ma tu sei Johnny Ascione, l'attore della Chicago italiana degli anni 40. Ho preso tutti i colpi. Vabbè. Gli ho messo sanguinamento dopo che era già morto. Fantastico. Sono soddisfazioni anche queste.
Fai attenzione, testa. Oh, ma lì c'è Giancavaliere possente. Doppio, doppio. Quanto sei pesante tu nella tua armatura? Sei mago. E io sono morto, quasi. Sì, sono morto. Io voglio le vostre armature. Perché non me le date? Vediamo. Vediamo se riusciremo a ottenerne almeno una. Un pezzo. Di qua. Tanto che zampetta. Timore di cadere. Eccoci qua sui cornicioni. Piano. Cornicioni, cornicioni. E va bene. Ok, non vi devo attaccare. Non vi devo attaccare. Pietra da forgiatura a livello 1. Piume, piume, tutti con le piume. Affezionati proprio. Giusto. Avrei dovuto picchiare prima lui, però... Andiamo di aggirare il primo. Adesso. Salve. Scusi. Vuole unirsi alle danze? Grazie. Venga, venga, dottore. Passi pesanti. Non ne sono dati per il tip-top. Allora. Oh, così. No. No, stia calmo. Stia calmo lei, molto calmo. Glu glu. Brio blu. E va bene, tutti i maghi qua, tutti. No, chi? E tu perché sei arrivato adesso? Chi t'ha chiamato? Chi t'ha chiamato? Chi t'ha invitato più che altro? No. No, corri. Ci mette 50 anni a iniziare a correre dopo che schiacci il tasto. E io come li combatto tutti e due? Non facendolo. Dito il sanguinamento purulento. Oddio. Cose purulente. Sono morto. Si guardano. Bravo, bel lavoro oggi, Giovanni. Complimenti anche a te, Gianfilippo. Vabbè. Però rivoglio quelle rune. Quindi le andremo a riprendere con fare sgusciante. Andiamo. Madonna, stava lanciando di sotto. Allora.
Allora. Ok. Bene. Andiamo giù. Visciotto, che tristezza. Allora, un fungo. Quanto danno fa? Non prendo danno, che mi serve la scala? Vabbè. Sì, hai fatto il backstab all'aria. Magico. Allora, via di qui. Via di qui. Via di qui. E via di qui ancora. Va bene, è stato un momento molto intenso in cui ci siamo mancati entrambi. Il gioco mi fa uscire dall'animazione, però. Oh. Pietra la forgiatura. Non mi mancheranno i materiali per potenziarmi. Oh no no. Senta, Presidente Mattarella? Vuole unirsi? Grazie. Ah, ma arriva anche l'altro. Sei fisso proprio. Devo essere rapido. Rapido e dolente. Non così, ad esempio. Danno però per farlo, per cercare di farlo speedy. Oh, grazie, il sanguinamento sempre dopo post mortem, cosa orribile. Lui è tornato indietro, maresciallo è lì tranquillo. Si è dimenticato. Allora, lui in passato faceva il cocchiere della regina Elisabetta, sovrana di Lothric. Madonna. Allora, portiamo le rune al di qua. E mo vediamo. Magari non mi presento dopo con un ruolo sbagliato. Ho sbagliato tutto. Grazie, arrivederci. Corri, 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 corri. Mamma mia. Tanto non t'arrampichi, non hai pollici opponibili. Cazzo, s'arrampica. Ops. Di dove stavo andando? Di qua? Ah, sì. Il passato. No! No, 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 no. Va bene anche tu, però, eh. Oh no, devo ripulire tutto sto coso? Quello m'ha già visto. Sono morto. Facciamo che faccio un salto alla grazia che c'è qua dietro, va? Ringraziamo la grazia. Allora. Allora. No, vediamo di fare le cose con della coscienziosità. Come si confà a chi non ha un sofà. Questo coso è orribile, ma non è dove voglio andare io. Perché io voglio andare a est. In fondo a questo... Posso tipo sgattaiolare di qua? Non mi ricordo... L'aquila.
Vabbè, senti, Aquila, non mi interessa. Vabbè, esplosa e io ho sfruttato... Ah no, di qua non posso passare. Ho capito dove vado di qua. Vabbè, esplodi. Cioè, se vuoi esplodere, esplodi. No! Scusate. Salve. Sarò grato dall'universo, ma... Non era di qua che dovevo andare. Ho sbagliato strada, mi sa. Ah, madonna. No, no, te ti devo far fuori. Questo non l'attivo io, mannaggia. Kukri, salve. Salve, anche lei. Tutti simpaticoni qua. Non mi ricordo la strada. Da che parte devo andare io per raggiungere quella cosa? Te ti ricordi da che parte devo andare per raggiungere il percorso per la runa? Allora, è dall'ingresso della porta principale più o meno. Se ti ricordi dove c'era il leone, più o meno. Il leone era dentro? Più che altro non sto trovando la zona. Cioè, nel senso, me la sto facendo di corsa in mezzo ai nemici. Quindi, aspetta, vediamo se riesco a passare da qua invece. Stavolta provo a entrare dalla porta che è chiusa. C'è una nuova grazia. A che mi serve un'altra grazia qua? C'è la grazia lì sul ponte, quello della boss fight. Ah, beh, adesso ho la porta chiusa qua. Uff, non posso entrare da qua sotto. Sarà complicato. Sarà complicato perché non so dove debba andare. Perché non capisco. Quando arrivo qua è un casino, un incastro. Ah, giusto, tu devi rompere questo, vero? Rompilo? Rompilo? Oh. Non il tuo lupo. No, eh. Ah. Ci sono più nemici di una volta. Quelli che rompevano le cose al momento che dovevano romperle. È vero, non c'era neanche lì. Allora. Tu. Tu. Vabbè, tu, ciao. A sto punto, ciao. Ok, bravo. Hai preso la spada. Tu. L'ho distratto. Provo a correre. Corro, 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 corro. No, le mie rune! Va bene, però. Capito? Rotolo, rotolo, come se non ci fosse un altro ieri. Ah, qua c'è un altro percorso. Oddio, la... Cosa ho visto alle mie spalle? No, leone. No, 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 no. Un'altra volta. Davvero, un'altra volta. Non è il momento adesso. Grazia. Quando si dice grazie alla grazia. Ho trovato la strada. Non mi ricordo ci fossero tre step di... Allora. Quanto mi manca qua? Parecchio. Leone? Presidente Leone? Da Mattarella a Leone, sempre a che fare con la Repubblica Italiana abbiamo.
rollato indietro, gioco. Io ho rollato indietro. Perché non mi hai preso il comando indietro e mi hai fatto roll? Vabbè. Che non gli sto facendo niente di danno. Facevo più male al boss che a lui. Non credo di poter chiamare la medusa qua. Adesso vedo. Ma ne dubito. Vabbè. Invece sì. No, madonna. Niente, aspetta. E non intendo affrontarti con una... con un'ampolla di meno perché sono scemo. Allora. Adesso. Tranquilli, con calma. Ok. Scambiate le ombre. Adesso arrivo qui. Sembra che abbia bevuto un po' troppo caffè questo leone. Mi sembra un po' sovraccitato. Ricordati di non dare... è morta la medusa. Di non dare caffè ai vostri leoni. Potrebbero risentirne. Come ho fatto a non colpire? Me lo deve spiegare il gioco, però... anche lui qua come ha fatto a non colpirmi. Cruciale della mia pazienza. E lì non lo prendo. Non lo prendo, con l'R2 non lo colpisco. L'R2 è una merda di Starm. Se la tira sull'alluce. Te lo sto facendo tipo un colpo alla volta, i Terran. Se vuoi andare con armi forti, sicuramente ti giurerei qua. No, 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 è che non faccio danno. È quello il fatto. Vedi che gli faccio pochissimo. Sono qua da mezz'ora. No, so come sono le armi forza, cioè. Nei Souls almeno.
Io lo so che finché era Dark Souls 1 che la vita era... No, Dark Souls 2 Dark Souls... Anche, e Dark Souls 3 pure, eh. Che... No, no, lo so, è che nel primo il pool di vita dei nemici era un po' più limitato. Sì, 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 ma no, cioè non era questo... Il fatto che qua proprio non fa danno, no, per essere un'arma che dovrebbe... Quantomeno mettere sanguinamento far danno è troppo lenta per mettere sanguinamento questa. Cioè, sono lo stesso moveset della mannaia. No, guarda, questa è la mannaia. No, sì. Guarda, questa è la mannaia. Perché in Dark Souls no, hanno lo stesso moveset. Lo so, per quello. Non qua. È quello di martelli. Sì. Vabbè. Test, cosa stavi dicendo? Ok. Che vado a dormire un po' prima. Sì, sì, no, ci sta. Vai tranquillo. Buonanotte allora, dai. Ciao ciao. Grazie di essere, oh, essere stato qua. Ciao ciao. Ciao. Allora, noi continuiamo qui. Riposa nel luogo di grazia. Ecco. E proseguiamo. Ah, forse... No, credo che sia già a posto questo. No, non ne ho. Lacrime sacro che servono a questo, distribuisci le cariche, siamo già 6-0. Perfetto, possiamo andare avanti qua così. Cosa è morto? Forse qua c'è il gigante di fuoco, quello che rutta la lava? Talismano del drago folgorante. Quella. Ai danni da fulmine, va bene. È il momento di corsa a sto punto. Non posso usare torrent. Berrò un po' d'acqua prima di fare sta corsa, allora. Le nubi si addensano oltre la torre. Fammi vedere una cosa qua. Dovrebbe essere tutto a posto. Ok. Ecco. Pronti. Allora, colle tempesta. Lui è morto. Lui è no però. Lui è vivissimo. Mi sa che prenderò il consiglio di correrò. Quando non mi glitcho corro. Già le notifiche di Discord che mi coprono la barra della vita. Una cosa che stava provando a bere le altre cose. A lui è l'arciere, va bene. No. Va bene, eroe. Posso? Sta facendo? Vabbè, stava girando così. Stava ballando la Macarena, non lo so. Ok. La prossima volta devo assolutamente mutare Discord perché continua a venirmi fuori la finestrella con le notifiche e mi copre la... Aquila? Copre la barra della vita, della stamina. Non vedo una mazza. Aspettate. No, faccio subito perché sennò... Allora... Così dovrei aver fatto.
Almeno queste sono aquile normali, non quelle del castello. Zampa di gallina in salamoia argentata. Allora. Grazie. Buono. Ah, sono loro. The Preda Rest. Cibo di falco tempesta. Ok. A sinistra non c'è una mazza che provo a sinistra. Ah, perché si girano. Adesso c'era quella traccia leggerissima. Sembra il leggerissimo carillon del triello del buono, brutto e il cattivo di Morricone. Solo un accenno minuscolo, mi si è acceso solo in testa. Più avanti bugia, sì, va bene, vediamo di entrare in sto posto. Sì. Nel senso, più avanti non troverai oggetto necessario. Più avanti servirà battaglia. Intanto posso entrare. Saliamo. Non è che non ci siano saltelli nascosti o diciamo mezzi segreti. Siamo davvero tanto tanto in alto. Buono, buono. Fa piacere ci sia quella grazia. Riposo nel luogo di grazia. Mecca 1000. Questi due scampanellini mi ricordano un sacco il, perché sono quelle note lì, il carillon, il buono, brutto e cattivo, il triello. Perché? Perché uno dovrebbe saltare qua? Allora. Visioni di dita, ok. Che sono effettivamente due dita con la runa? È una runa? O è un frammento dell'anello? Non so cosa sia. Conosco troppo poco la lore per poterlo dire. Cos'è? Fammi vedere anche di qua. L'albero sbuca da lì. Le aquile sono molto importanti. Le acque è come se vegliassero.
ripristina il potere di una runa maggiore. Runa maggiore dell'araldo del frammento Godric. Incrementa tutti gli attributi. Questa runa maggiore è conosciuta come l'anello portante che si trovava al centro dell'anello ancestrale. I primi semidei furono Godfrey, il Lord Ancestrale, e la sua progenie, gli Aurei. Ok. Però, detto che non me lo ricordo, a me manca ancora un pezzo. Ovvero, come la uso? Proviamo a fare un salto. Tanto che qua mi ha messo Torre Divina. Ok, proprio come il luogo. Tavola della grazia perduta. Tavola rotonda. Sicuro qualcuno deve avere qualcosa da dirmi. What is it? Has the guidance of grace returned? No, non la vedo. Just keep your chin up. And pray the great guidance of grace. Be sure to tell me if you meet her. She's a servant to my house. She's been my I've lost count of the number of times. No, non ho trovato Alagna. Mi spiace. Questa è dell'arena che l'hanno aggiunta qua totalmente a caso. Vabbè. Oh, this is a rare occasion. Tu sei. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. O come ti chiami? As your senior, Sir Gideon Offner. I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. There's nothing left to say. Okay, there's nothing left. There's nothing left to say. Okay. Now, those eyes tell a story of a challenger who's felled his mark. Sì. Find him well. Dentro il suo modello 3D. Bleh. Allora. Prima però. No, lei non credo abbia nulla da dirmi. Se non abbracciami Guascone. Esatto. No, non adesso. Allora. Lì si è aperto, ok. Quindi lore. Tu? Ancora non mi parli? Ancora non mi parli. Vabbè, prima o poi proverà a uccidermi. Ah, le gemelline del terrore. E qua è chiuso ancora. Ok. Proviamo a vedere se c'è Roger. Il Roger il marcescente, per non sapere come. Ah, we meet again after all. Perché le mosche? I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Sì. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend.
Something to mark the occasion. Go on, take it. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Ma te cos'è successo? Scoprirò più avanti. Devi parlare qua. Sono le due dita, c'è pure la vecchina. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring. Root of the Golden Order. Anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. To become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well, well, I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the Crater of the Champions are hewn by the Earth Tree upon their end into remembrances. Buonasera, ciao 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 Goldwave. Ah, figurati, ero assorto nel dialogo perché c'è questa vecchina che la sta raccontando un po' lunga e poi ci sono due dita brutte che fanno così. Ciao. Stavo anche giocando, ero preso dal dialogo e dal giocare con la telecamera. Oh, grazie di essere passato, assolutamente, non ti preoccupare, capisco, vai pure andando tranquilla. L'ora ci sta, soprattutto dormire fa bene, mi è stato raccontato così. Qua c'è poco da chiacchierare, no, tanto comunque tra poco staccherò pure io, quindi ottieni il potere della rimembranza, non lo so, riguardo le rune magiche. No, non volevo un altro dialogo. Tranquilla, grazie mille e buonanotte. Ciao ciao, perché se non si dorme poi si finisce come lei, roba brutta, bisogna dormire, è importante, dormite tutti quelli che mi stanno ascoltando, dormite. Cosa fa questo fantasma? Sì. Le dita parlano. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Si è rotta il collo. Dove sta? Perché non sta neanche guardando le dita. In realtà le faccio schifo. Cioè, il povero Wai riesce a far schifo pure a questa. Che due bellezze, signore.
Non è così che Miyazaki vuole che giochiate a Elden Ring, però. Cavoli suoi. Noi abbiamo l'albero madre sulla schiena dalla nostra. His divine blood sorely diluted. Ok. Allora, questo è quello che otterrei con l'anima del boss. Rimembranza di Godric l'innestato, scolpita nell'albero madre. Il potere che racchiude può essere sbloccato dalla legge dita. In alternativa, può essere usata per ottenere una grande quantità di rune, come tutte le anime dei Souls. Per affrancarsi dalla sua debolezza, si abbandonò alla grottesca pratica degli innesti. Sono stanco, mi sembra ogni tanto di incastrare le parole male. Un giorno torneremo insieme a casa nostra, immersi nei raggi dorati. Con la sua anima, rimembranza, potremmo ottenere un'ascia pesante o un pugno, ovvero le sue due armi. L'ascia che usava nella destra e il drago che, dentro cui ha ficcato il braccio nella seconda, diciamo. Leggiamo quantomeno le descrizioni. Ascia pesante da battaglia appartenuta a Godric l'Appestato, in simpatia. Quest'arma dorata è impreziosita dall'effigie di una bestia che simboleggia la forza di Godfrey, primo lord ancestrale e patriarca della stirpe aurea. Ok, lui, Godfrey, però lui era Godric. Esatto, mamma mia. In ginocchio un ordine, già che io sono il signore di tutto quanto è d'oro. Sei morto pure. Testa di drago innestata nel braccio sinistro di Godric, simbolo del suo potere residuo. Il braccio di chi la brandisce assumerà l'aspetto di un drago, con zanne affilate che emergono dal pugno. Non può essere brandita a due mani. Abilità unica. E in entrambi i casi, non sarà quella dei boss, avranno abilità unica, immagino. Voglio sperare. Ok, per il momento non credo mi serva fare nulla per ora con la sua cosa, con la sua rimembranza. Tocca due dita, così. Tic. Estasi. No. Non credo. Miyazaki, ci vuoi dire qualcosa? Non mi aspettavo messaggi, viva messaggio! E vai, messaggio! Rejoice. Allora. E si è dita. Eh sì, sono lì. Un po' conciatine, ma... Allora. Abbiamo fatto due boss fight e un leone oggi. Non pensavo di fare già Godric. È andata bene. Positivo. Dovrei potenziare quest'arma qua, perché altrimenti non so. No, qua non posso mettere l'arma a due mani. Ok. Perché non so, è che non mi convince più di tanto. Ma devo comunque potenziare qualcosa, se non vado avanti, nel senso, mi sto complicando un po' la vita. Perché vorrei, per ora, che avevamo parlato con il dottor Lucano, uno dei ragazzi in chat, mi ha consigliato la lancia di Vike, eccetera eccetera, e la prenderò, ok? La farò, eccetera eccetera. Però è ancora presto da quel punto di vista, quindi faccio prima farmi prima una build forza e poi più avanti respeccare se ricomincia il giro. In quel caso vado di più destrezza, eccetera. Lato forza, però, devo vedere. Non so cosa possa usare, recuperare, eccetera. Ci sarà in giro qualcosa di buono che fa il caso mio, quindi devo solo continuare a girare, andare avanti. Intanto si livella. Ho fatto anche un po' di livelli oggi. Ho fatto forza 24, vitalità 19. Mancano 1000. Porterò vitalità 20 a quel punto. Sì, non ho ancora capito.
me li equipaggio da qua? Rune maggiori. Oh, nel menu runa maggiore puoi equipaggiare le rune maggiori di cui era ripristinato i poteri. Usa una setta runica per amplificare ulteriormente l'efficacia delle rune maggiori. Così cosa fa? Niente. Cosa dovrebbe fare a questo punto? Non lo so. Ce lo dirà prima o poi il gioco. Allora, noi intanto ci mettiamo qua in piedi sul tavolo. Con questa grazia abnorme dietro. Anzi, ci sediamo. Come si confà ai veri senza luce. Così proprio. Tastiera, non perché voglia suonare, ma vediamo. Twitch, che mi dici? E che Twitch? Twitch the Twitch. Vediamo. Chi c'è? Andiamo a fare un saluto a Krungex. Sapete che non ho idea di come pronunciarlo? Io non sono ancora passato da lui, è un altro della fratellanza. No, non voglio creare clip, ho sbagliato. Ho sbagliato tasto. Esegui un ride, ok? E andiamo a salutarlo. Lui adesso cosa sta giocando? Elden Ring! Oh, è fantastico! Però caschiamo proprio fagiolo. Andiamo a salutare, dai. Grazie di essere passati. Buona serata a tutti. Ci vediamo domani sera con Dragon Age Origins. Ciao ciao.